assumerò solo sostanze liquide, quindi non ci sarà più da parte mia cibo. Si protrarrà sicuramente sino a quando non vi sarà l'audizione e la possibilità di poter compiutamente dare spiegazioni sui punti che dovessero essere di cosiddetto allarme per la Commissione o per il Ministro o per il Consiglio dei Ministri. Determinato e risoluto, il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, ha iniziato da questa mattina lo sciopero della fame. Una forma estrema di protesta dopo che a nulla è valso avere chiesto sin dall'insediamento della Commissione di accesso di essere ascoltato, certo di poter contribuire a diradare eventuali ombre. Anche perché la deadline si avvicina, indiscrezioni vogliono che la proposta di scioglimento del comune di Lamezia Terme arrivi in Consiglio dei Ministri già questo mercoledì o al più tardi venerdì. Io credo che un'attività di indagine ispettiva abbia l'obbligo di essere il più possibile completa e nulla di più può dare di completezza anche la parola di chi guida democraticamente una comunità. Lei in questo modo mette a rischio la sua salute? Sarò seguito costantemente, credo già da domani mattina farò i primi controlli in maniera che comunque si possa, al di là della sofferenza fisica, non avere delle conseguenze irreparabili. E la città colpita da questo gesto si schiera dalla sua parte. Ho visto una risposta commovente della città, nel senso che vi è una grandissima solidarietà. Tiziana Bagnato per la CNews 24.